Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Underlink91 su UK Watch 3. Pronti ad attraversare la gola balzellante in groppa ad un pony selvatico? Io sono piuttosto pronto. E comunque sia, la faremo tutta quanta ad un fiato senza per fermarci a raccogliere oggetti e cose varie. Quello ci penserò da solo in un secondo momento. E comunque sia, sempre registrando nel caso io trovi una mappa, che dovrebbe esserci qui se non sbaglio, oltre a quella che abbiamo trovato a Porto Noce. Allora Andrea, come ci si sente a cavalcare? Onestamente fa paura. Salire è stato semplice, ma che dovrei fare adesso? Lascia che ti insegni. Galoppa in sella a un pony per attraversare la gola balzellante. Quando sei su un pony puoi evitare le battaglie anche se ti scontri con un nemico. Mentre sei a cavallo puoi galoppare tenendo premuto il pulsante B. Mentre vai al galoppo eviterai di rupi e alberi caduti con un salto. Una volta che il pony inizia a correre non sarà facile fermarlo. Mi sembra che quelli che siano più veloci sono anche più veloci a imbizzarrirsi. Andrea, gna, procediamo verso la città a nord, gna. Ok, hop. Yay! Oh yes! Oh mio Dio, ma... Madonna, devo aspettare che si ricarichi ora. Ah, eccolo, grande! Vai, mio pony! Al galoppo! Yuppie-hai! Ci vuole un po', eh. Ah, ok, di là ci devo andare dopo, ci vado. Non si può fermare a quanto pare una volta che lancio il galoppo. E chi si ricordava? Ok, facciamo un attimo ricaricare, se no qua col cavolo che faccio il salto. Yippee-ki-yay! Ok, ricaricati presto, grande. Hoppla! E uno, e due. Ok, qua bisogna saltare ora. Facciamo un piccolo giretto per fargli prendere la stamina. Ecco il monte Rushmore che non ho. Oh mio Dio, ma da metà. Dalla metà è saltato. Poteva schiantarsi e morire male sotto, dai. Ma questo pony è magico, non... Non si imbizzarrisce mai? E siamo arrivati alla città così. Dukesville. Oh, baby. Beh, calma. Geniale, è come essere in un film western. Ok. Lei sarà un personaggio chiave di questo capitolo. Quel fischietto rende tutto più verosimile. Yeah, cowboy! Ah! Wella, non abbiamo molti visitatori da queste parti. Wow, è tutto autentico, proprio come nella realtà. Well, benvenuti a Dukesville. Io sono Jane e gestisco un negozio che si chiama Cacciatori Selvaggi. Wella, Jane. Benvenuto, dolcezza. Che fai a Mickey? Sarete sfiniti, immagino. Bene, andiamo tutti quanti a riposarci da lei. C'è anche un ipermercato, ma quanto sarà iper questo mercato? Fatemi capire. Ah, qui non ci posso andare? Oh. Beh, comunque sia, qui ci si viene a catturare l'ultimo Nyan Murai. O comunque sia, The Rasto Bushi Nyan. Ma ipermercato? Grocery store? Che poi lei lavora qui in realtà, quindi... Non so perché mi faccia andare nel saloon prima. Albergo, sì, quanto albergo. È una bellissima cittadina. E trovi per terra Icola Max. Mi chiedo quanto possa essere buona quella Icola che è rimasta tutto il tempo sotto il sole. Ok, i pony sono pure qui dentro ma non si possono cavalcare. Però troviamo un'esfera grande che è sempre gradaita. Poi qui un altro oggetto che è invece pezzo, moneta, una stella. Intanto qui c'è Traspia che attiviamolo subito. Ci dà la chiave appartamento C204. Questo è uno di Valdoro che
abitava a Valdor e poi si è trasferito qui perché si è innamorato degli Stati Uniti. Sì, sembra che per la gente di fuori è più facile innamorarsi del proprio paese. Ok. Dovrebbe essere al 50%. Anzi, no, sono 3. Quindi al 70% dovrebbe essere quello giusto ora. Proviamoci. Il radar funziona solo dopo... Cioè il radar, però funziona solo quando hai, appunto, Cyborg Y in squadra. Che dire, questo yokai sembra un po'... È quello il vero Cyborg Y? Per scoprirlo dovrai batterlo. Se lo è davvero, diventerà di sicuro tuo amico. Chi è quello? Da dove spunta? Bene, giovane amico, fai la tua scelta. Inizierà una battaglia? Certo. Ho provato a premere di no, però niente, si ferma e mi fa riparlare con lui fino a che non ci combatto. È molto facile, quindi neanche ci perdo tempo. Ok, l'ho finito con la pistola. Vediamo se è lui, io spero che sia lui. Ma non tanto perché lo voglio mettere in squadra, perché mi piace come yokai, lo voglio reclutare così. Perché mi piace. Vediamo un po'. È quello il vero Cyborg Y? È il vero Cyborg Y? Sì! Vai! Cyborg Y. Che bello! Voglio vedere che soprannomi ha. Eleborg. Andrewid. Oh! C561 Mario. Andrewid. Non sarebbe male, però no, non do soprannomi a yokai. L'ho fatto sul primo Wolfru di, sul primo Let's Play di Yokai Watch, non era un Wolfru, era un Let's Play. Però che bello, Cyborg Y. Fammi spiegare. Cyborg Y è un cyborg giusto, impugna il suo martello per il bene dell'umanità. Impugna il suo martello, Mario, per l'appunto. Ma vedi? Non è inutile esplorare, esplorare va benissimo. Ok, vado un attimo a farmi un giro veloce per le praterie e se trovo qualcosa di interessante ve lo faccio vedere, se no no. Traparando queste rocce si trova una mappa del tesoro. Villaggio nel canyon orientale. Quindi è molto importante per la mia guida. Ecco qui un'altra mappa del tesoro. Spiaggia vicino alla grotta. Wow, ce ne mancano davvero poche. Altre due so già dove recuperarle, ma ancora non le ho recuperate. Mancano davvero poche, sono contento. Magari ad alcuni di voi non frega niente ritrovare le mappe o alcuni oggetti. Io invece lo sto facendo perché voglio trarre il massimo beneficio da Yokai Watch 3, voglio davvero giocarlo a pieno. In tutte le maniere possibili, tutto ciò che ha da offrire voglio. Attenzione, qui incontriamo altre rocce che comunque sia nasconderanno chissà quali segreti, quali meraviglie. Distruggiamole tutte, o meglio, non per forza tutte. Vassello, vassello pirata! Ottimo, questo servirà sicuramente, cioè sicuramente, serve alla zattera, però nel senso, servirà sicuramente a farci andare più veloci con la zattera, cosa che è molto buona. E dopo aver esplorato in lungo e in largo, possiamo finalmente andare dalla nostra amica Jane. Eccolo Tel! Hi-ha! Ora possiamo riposare? Possiamo. Da quando lei, signorina, ha appena conosciuto delle persone e usa il plurale maiestatis? Well, ecco l'albergo, mi raccomando, riposatevi un po'. Ora è già diverso. Sembra proprio un saloon western, se solo avessi la mia pistola a giocattolo. E gli altri caccierebbero quelle vere. Grazie dell'aiuto, Jane. Non c'è problema, dolcezza. Passo a trovarmi al negozio. Godetevi la permanenza, tesori. Grazie. Che succede? Non abbiamo già visto quei due da qualche parte? Ma loro ci seguono. Ci seguono. Sono Blatter e Sally. Come sono arrivati qui? Volando. Scommetto che sono qua per l'UFO. Andiamo a chiederglielo. Bravo Sapione, ogni tanto anche tu ci azzecchi. Perfetto, parliamo con questi due, va. Blatter blatterà sempre, ovviamente. Blatter, Sally! Bene, bene, chi si rivede? Sembra proprio che non riusciamo a stare lontani, eh. Che cosa ci fate voi due qui? Attualmente ci sono 3 misteri irrisolti in questo luogo. E siamo sicuri che almeno uno di questi ha a che fare con l'UFO.
Dire che siamo sicuri mi sembra troppo ottimistico. Così come la tua concezione del tempo. Dobbiamo sbrigarci, Blatter. Zelante come sempre, vero Sally? Oh, oddio, la risata era un po' fatta male, però. Beh, se cercate misteri da risolvere, rivolgetevi a noi. No, grazie, facciamo da soli. Tre misteri ha detto? Saremo molto impegnati. Non esistono misteri che non riusciamo a risolvere. Mettiamoci al lavoro. Sì. Mi chiedo se Jenny ne sappia qualcosa. Andiamo al suo negozio a chiederglielo. Cacciatori selvaggi. Già, si chiama Cacciatori Selvaggi. Se la canta sempre lei. Qui là a tutti. Qui là, puoi segnarci la melodia che stavi fischiettando? Ma certo, dolcezza, fa così. Che strano. All'improvviso non mi ricordo più come fa. Così all'improvviso? È molto strano, non è vero, dolcezza? Sono l'unica che la conosce. Vorrei tanto ricordarmi come va avanti. Ah, oh, ecco. Una melodia che conosce solo Jane. Che mistero. Ma che... Dimenticavo che siete venuti qua per un motivo specifico, giusto? Vorremmo solo chiederti una cosa. Vedi, stiamo investigando su alcuni misteri qui a Dukesville. Misteri? Qui a Dukesville? Ora che me lo dite, dei tizi sono venuti a chiedere informazioni per una rivista. Si chiamava Fancy Net. Ecco, prendete la mia copia. Aspetta, questo è quello coi frutti, Nian? Fantastico, grazie Jane. Chiedi in giro, dolcezza, di sicuro altre persone verranno a darvi le loro copie. Sì, certo. Ehi, bambino, prendi la mia copia, tanto non mi serve. Ma che significa? Geniale, avremo copie di fensiletti in abbondanza. Beh, ma a Valdoro dovrebbero esserci copie più che in abbondanza. Se proprio devi rimanere in zona, potresti prendere una camera nel vecchio hotel. Sai, quello che ti ho fatto vedere l'altra volta. La proprietaria è molto gentile, soprattutto con i giovani. E non dovrei pagare. Dormire nel vecchio hotel è davvero una grande idea. Oh, bene, ma perché lei ha la missione allora? Jane, riguardo la copia di Fancy Death che ci hai dato. Per caso, sai qualcosa di questa miracolosa mucca da latte alla frutta? Ma certo, dolcezza, è la mucca che abbiamo qui a Dukesville. La cosa strana è che questo latte ha il sapore di ogni frutta esistente. È vero, questo è quello che i frutti ne hanno, sì. Una mucca che produce latte alla frutta? Esatto, dolcezza, il latte alla frutta è diventato la specialità di Dukesville. Beh, se questo non è un mistero, non so cos'altro potrebbe esserlo. Andrea, andiamo a vedere che succede a quella mucca. Andiamo. Bene. Non dovrebbe essere una missione principale, però... Andiamo a vedere sta mucchetta, va. Eh no, è un mistero di Uxville, quindi sì, è una missione principale. Mocca. Chissà che gusto sarà oggi. Guarda qua, latte alla fragola per tutti oggi. Cosa? Una mucca che produce latte alla fragola? Puoi scommetterci, ogni giorno cambia gusto. Volete provarne un po'? Certo, grazie. Posso sentirne profumo da qui. Spero che domani sia melone. A me piacerebbe all'uva. Galattico, allora è proprio vero che produce latte alla frutta. Dobbiamo indagare. Andiamo a cercare indizi. Dunque, un indizio è qui. Chi è, una bambina o bambino? Mamma, che ci fanno tutti quei gatti vicino alla mucca? Smetti di dire sciocchezze, non c'è niente laggiù. Ehi, che succede? Mia figlia continua a dire cose senza senso riguardo dei gatti. Oh, un altro gattino! Gna, come fa a vedermi? Oh, un umano che riesce a vedere gli yokai. Ricordi per caso come erano fatti i gatti che hai visto? Erano in tanti colori, come una specie di arcobaleno. Un arcobaleno di gatti, che diamine. La trama si infittisce. Bene, qui un altro indizio del signore. Mi scusi, ci può dire qualcosa sul latte alla frutta che producete qui? Quella, non si deve rimettere se del delizioso latte alla frutta. Chiedo alla persona giusta, mi presento, sono Mr. Milk. Il latte è più fresco e fruttato di primo mattino. È più fruttato al mattino? Proprio così.
In qualche modo le note fruttate prendono corpo durante la notte. E questo è ciò che rende il nostro latte così saporito. Strano, vero? Bene, quindi ho fatto bene a farla subito di mattina questa missione. Di giorno, non di mattino. Molto strano, è come se qualcuno lo alterasse durante la notte. Alterasse? Chi farebbe una cosa del genere? Chi ha molto tempo libero? Bella domanda. O qualcuno che non ha bisogno di dormire, tipo yokai. Oh, anche voi il mistero avete? Salve di nuovo, come procedono le vostre indagini? Beh, in realtà abbiamo bisogno di più informazioni. Hai mai sentito parlare della rivista Fainsilet? Se ne ho mai sentito parlare, sono tipo il fan numero uno. Capisco, siamo in due allora. Ecco, tieni, un regalo da fan a fan. Questo è importante pure. Geniale, grazie mille. Strano, questo numero è intitolato Volti scolpiti nella roccia. Non hai notato le rocce a forma di volti nelle praterie? La gente di qua lo chiama Monte Humor. Rushmore? Humor. Monte Humor, che nome carino. Si dice che le montagne cambiano espressione. Davvero? Beh, perché non vai a dare un'occhiata? Andiamo a vedere cosa ha di speciale questo Monte Humor. Bene, ho impostato la sveglia alle 9 di sera, così possiamo uscire e andare a fare tutte quante le cose che altrimenti non si possono fare se è appena calata la notte. Quando è notte fonda, tipo ora, si possono fare più cose. Perfetto, devo andare all'ufficio dello sceriffo a parlare del fatto che i pony diventano irrequieti. Tutto a un tratto, dov'è l'ufficio dello sceriffo? Qua. Pronti? Oh, salve buon uomo. Ehi, sceriffo, signore, ha notato qualcosa di strano di recente? Quella, non ho notato niente di strano, no signore. Ci sono state testimonianze di pony con comportamenti strani, quello sì. Ma finché non fanno male a nessuno non è affar mio. Ci puoi dire esattamente cosa è successo? Nei minimi dettagli se possibile. Attenzione, è entrato in modalità detective. Beh, che posso dirvi? Alcuni pony sono scappati per le praterie di recente. Da allora sono diventati più grandi e più forti. Sono diventati cavalli. Adesso scorrazzano per le praterie e sono diventati indomabili. Questo è tutto ciò che so. Ne parla anche la rivista, ecco, prendete la mia copia. Oh yeah. Geniale, un'altra copia di Fainsilet, grazie sceriffo. Quindi hanno iniziato a comportarsi così all'improvviso? Andiamo a chiedere a Jane, che ne dite? Sembra essere informata su tutto ciò che succede da queste parti. Sì. Buona idea. Però per parlare con Jane devo andarci di giorno, quindi facciamo l'altra missione, che è quella delle facce. Oh, ecco qua, c'è un signore. Ehi là, anche lei è qui per vedere il Monte Humor? Hello. Sì signore, non ho mai visto il monte cambiare espressione, ma sento che oggi potrebbe succedere. Quindi questo è il Monte Humor. Come fa una roccia tanto grande a cambiare? Voglio proprio vedere. Come farà? Oh no. Ci sta mettendo una vita. Mio sta cambiando. La pazienza è la virtù dei forti. Quindi? Che diamine, ero tutto contento. Che delusione. Beh, credo sia meglio tornare in città e scoprire qualcosa di più. Hello. Io aspetto qui finché non cambia. Bene, a quelli che devo chiedere sembra che stiano ancora in piedi. Buono. Oh, salve. Mi scusi, lei sa qualcosa a proposito del Monte Humor? O meglio, non so se ti proprio dirlo Humor, però H-U-M-O, more, si legge Rushmore. Una volta risolto il mistero, forse è giusto chiamarlo Humor. Parli di quella roccia con i volti che cambiano in continuazione? L'ho vista un sacco di volte. Davvero? Proprio così, dolcezza, ti rivelo un segreto. Vai al monte quando ti senti un po' giù. È l'unico modo per vederlo cambiare. Quando mi sento un po' giù? Esatto, è come se quei volti cercassero di tirarti sul morale. Che gentili. Mi sento subito meglio quando vedo quei volti sorridere. La piangente roccia ridente. Perciò cercano di sollevare l'umore delle persone? Preciso, humor, umore. Andrea, mi auguro che non crederai a simili sciocchezze. Cielo, da quando le rocce sorridono? Humor, alle persone, che mucchio di stupidaggini. Whisper, sei delicato come... come un elefante sopra... cocci di vetro, non so come completare la frase. È delicato, eh. Mi scusi, lei ha mai visto le rocce sorridere? Ehi. Oh, aspetta, ricordi di aver sentito qualcosa del genere? Ma no, non le ho mai viste.
Sembra che nessuno le abbia mai viste. Sembra che nessuno le abbia mai davvero viste cambiare. Well, ho sentito dire qualcosa a questo proposito. Si dice che le rocce sorridano solo alle ragazze. Immagino che non abbiano troppo simpatia per noi ometti. qua è solo da piangere. Beh, se questo non è strano, non so cos'altro potrebbe esserlo. Beh, andiamo a parlare con l'ultima persona che è vicina a questo palazzo. Oh mio Dio, non lo corro troppo in là. Piano, scendi. Mi scusi, lei sa qualcosa a proposito del Monte Humor? Dicono che i volti cambino espressione, ma... Ma certo che informazioni sul Monte Humor. Qualcuno ha iniziato a notare che i volti cambiano espressione tipo 10 anni fa. 10 anni fa? Il signore, ma non l'ha mai visto. Chissà se è successo qualcosa 10 anni fa che potrebbe... Andiamo nel passato allora! Perciò sorridono solo alle donne, ma solo quando sono di cattivo umore? Per fortuna tu non è venuta con noi. Aspettate un attimo. Galattico, tu sei l'unica ragazza qui. Ma non mi sono mai sentita giù in vita mia. Cosa, dici sul serio? Se lui inizia a sentirsi un po' giù si mette a saltellare come un canguro. Proprio così, il mio secondo nome è Iperattività. Potremmo chiedere a uno yokai di influire sul tuo umore. Cosa? Lo yokai Negative Buzz è molto abile nel buttare giù l'umore. Quindi se riusciamo a portare Negative Buzz qui da noi, potrebbe incantare Luna e farla diventare di cattivo umore. Cosa? Oddio, ce l'ho Negative Buzz? Ce l'ho Negative Buzz! Eccoci qua. Ancora voi? Beh, l'espressione delle rocce non è ancora cambiata. Quindi ci sono ragazze tristi. Chiamiamo Negative Buzz qui a incantarti, Luna? Sì! Great, è arrivato il momento che stavamo aspettando. Iniziamo! Io per sicurezza l'ho messo in squadra, poi... Hello. Ci ho perso le speranze. Quei volti non vogliono proprio saperne di cambiare. Allora è vero che cambiano solo per le ragazze. E proprio quando se ne va, noi risolviamo il mistero. Ecco perché abbiamo portato Luna e Negative Buzz con noi. Buzz, quello che è. Ehi! Coraggio, tocca a noi. Andiamo, Negative Buzz. Sì! Ok, Negative Buzz, incanta Luna. Devo? Blea! Cos'era Blea? Non importa. Sono come un inutile insetto disgustoso. In realtà, questo è un insulto agli insetti. Sono solo spazzatura. Spazzatura? Andrò in giro per il mondo e chiederò scusa a tutti per essere così inutile. Ma di che diavolo stai parlando? Guarda, guarda, non ho mai visto Luna così giù di corda. Mi sembri quasi felice, Sabian. Gnè. Chiedo scusa anche a voi per respirare la vostra stessa aria. Mi dispiace anche solo di... Oh cielo, guarda il Monte Humor. Quindi? Guarda Luna, i volti del Monte Humor stanno piangendo a casa tua. Probabilmente non è mai capitato un caso così patetico e pietoso come me. Ma questo... E ora sembrano arrabbiati. Forse è meglio che me ne vada. Ehi! Guarda Luna, ora stanno sorridendo. Ridono di me e di quanto io sia ridicola e inutile ovviamente. Non mi sembra strano che delle rocce possano cambiare così? Ci deve essere lo zampino di uno yokai. Sotto. Chi è quella canaglia lassù? Andiamo a vedere. Dovrebbe essere qua su. Mutevisia? Se non sbaglio. Hai trovato uno yokai. Grazie. Muta! Cos'è quel visino triste, cara? Nel tuo caso il Monte Humor dovrebbe essere chiamato Monte Mar Humor. Ho capito. Questo yokai è conosciuto col nome di Mutevisia. Perciò sei tu che cambi i volti del Monte Humor? Me l'ho letto in faccia, eh? Voleva solo essere uno scherzo divertente. Molto divertente. Oh, sono felice che qualcuno abbia il mio stesso senso dell'umorismo. Perciò volevi solo far sorridere le persone? Cool, non ci vedo niente di male. Mistero risolto. Quindi era Mutevisia a cambiare i volti del Monte Humor. Solo per regalare una sonorità alle persone. Bene, abbiamo risolto un altro caso. E ora è il momento di... Proprio tranquilli, Ci sono! Mistero risolto! E quindi primo mistero è andato. Ti sei impegnato un po' troppo per essere stato uno scherzo. Cosa c'è dietro?
Beh, in realtà è stato fratellone a chiedermelo. Ehi. Oh, fratellone, non mi aspettavo di vederti qua. Perché quella ragazza è ancora così triste? Salve, sono Luna Celesti, la persona più inutile del mondo. Che ragazza strana. Ah, l'essere umano più inutile e patetico. Dai, Negative Boots, basta così ora, grazie. Dai, andiamocene di qui. Lui si chiama Bad Boy in inglese o in giapponese? Era in giapponese Bad Boy. Però sì, fratellone, può starci pure. Ehi, aspettate! Ragazzaccio, forse. Sembra che stessero cercando qualcun altro. Chi potrebbe essere? La piangente roccia ridente. E questo è il primo caso completato. Eccellente! Quindi sarebbe ora di passare agli altri, ma il video è già abbastanza lungo così, signore e signori. Bene, direi che per risolvere altri misteri bisogna andare in giro di giorno. Quindi Kuj, questo video termina qui, domani continueremo e risolveremo anche gli altri due misteri che ci sono qui a Dukesville, ovvero quello dei Fruitinian e anche quello dei cavalli imbizzarriti. Bene, io come sempre vi ringrazio e vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye! Oh.